con Stefano Giannotti quando è appena terminata la seconda amichevole stagionale della Monini Marconi, vittoria per 3-7-1 contro la Videx Grotta Azzolina. Sembra che l'intesa della squadra stia crescendo, Stefano. Ma di sicuro stiamo migliorando giorno dopo giorno. Chiaramente la squadra è cambiata molto rispetto all'anno scorso, tanti elementi nuovi, devono trovare ancora l'intesa. L'importante, secondo me, è cominciare a metterci anche un pizzico di cuore nelle partite, perché se vogliamo fare una squadra non dobbiamo essere solo una squadra nel roster, ma dobbiamo essere anche una squadra in campo e mettersi il cuore. Infatti in determinate situazioni dobbiamo uscirne con la tenacia e non solamente con la tecnica, ma alleneremo anche questo. Quanto sono importanti questi test, queste gare amichevoli per assaggiare, ecco, la condizione vostra, personale, di ognuno di voi e poi in generale l'affiatamento in campo? Ma credo siano fondamentali. Primo perché tanti di noi vengono da realtà diverse, chi dalla 1 e chi invece è più esperto viene, diciamo, dal campionato di A2, quindi di conseguenza dobbiamo tutti un po' abituarci a convivere anche con situazioni e realtà diverse, e credo che giocare subito fin dalle prime settimane sia fondamentale, molto importante, soprattutto per un gruppo appunto rinnovato come questo. Grazie a Gianno, in bocca al lupo. Crepi, grazie a voi, ciao. Eccoci con un altro dei pezzi pregiati del mercato estivo della Monini Marconi, Andrea Galliani. È appena terminato il match amichevole contro la Videx Grotta Azzolina. Quali sono le tue impressioni dopo questa gara e dopo la seconda uscita stagionale e circa 4 settimane di lavoro con la tua nuova squadra? Sì, è stato un bel match equilibrato. Siamo andati un po' sotto in certi periodi, ma siamo riusciti a recuperare molto bene, e questo è un segno di una squadra forte. E poi abbiamo portato a casa pure il successo anche cambiando vari giocatori nell'ultimo set, quindi buone impressioni. Il pubblico è stato veramente tantissimo anche oggi, che è la prima uscita amichevole dopo 3 settimane che siamo tutti insieme, quindi ottime impressioni. E invece l'impressione più in generale, il tuo impatto con l'ambiente spoletino, quindi con la città, con i nuovi compagni, con i tifosi, come sta procedendo? No, si vede che a Spoleto c'è molta voglia di volley, e questo è buono, e si respira proprio un bel ambiente, anche con i compagni, sono tutti dei bravissimi ragazzi che hanno voglia di fare, e spero che riusciremo a toglierci delle soddisfazioni quest'anno. La tua condizione fisica a questo momento, se la dovessi dire in percentuale, a quanto sei arrivato? Non molto alta, perché ho avuto dei problemi al ginocchio, oggi si è sentita nell'ultima settimana, ma comunque è il carico di lavoro, poi lo smaltiremo. Saremo al 60. Grazie ad Andrea e in bocca al lupo per la stagione. Grazie.